Vuoi che prepari le mie sfide, cacciatrice? Così è tutto più facile. questo caldo mi sembra di bollire. Ho volato abbastanza. Senti che corrente. Le macchine sono pronte a controllare. venuta qui per le sfide, cacciatrice? Alata! Scegli con attenzione la tua sfida. Ai terreni e iniziare una sfida, usa una delle corde. Adesso anch'io so cavalcare gli squarciavento come Regalla. Puoi riprovare la sfida, se ne hai voglia. Se vuoi, ho tante altre sfide da proporti. Raggiungi i terreni usando una corda. Io tengo il tempo. La sei cavata piuttosto bene, degno di una maestra della caccia. Raggiungi i terreni usando una corda. Io tengo il tempo. Oh, che caldo! 10 sarebbero fieri di te. Brava, hai dimostrato di cosa sei capace. Per accedere ai terreni e iniziare una sfida, usa una delle corde. Che sono qui! Andiamoci dentro! Queste macchine sono tanto maestose. Degno di una maestra della caccia. Torna pure se dovessi cambiare idea. Prepari le mie spine, cacciatrice. Le nostre macchine sono pronte a combattere, stranieri. Rovine del mondo antico. Cosa ci sarà dentro? Bene, diamo un'occhiata in giro. C'è una reliquia nella torre. Sembrerebbe un ornamento. Ma come faccio a entrare? Bene. E adesso? Pronto a volare? Non posso agganciare il rampino. La reliquia che ho visto deve essere più in alto. Mi serve un modo per salire. A quanto pare l'interruttore controlla quei vecchi fari sui binari. Freddo che ti penetra nelle ossa. cose che avanzano le metto da parte. La lasco. Tutto regge. Cella d'energia. Si sta scaricando in fretta. Ecco, ora è alimentata. Funziona. Lo zaino è pieno, ma ho spazio nella scorta. Salendo in cima alla torre dovrei riuscire a vedere tutte le rovine. Dovrei raggiungere la balconata dalla cima della torre. Là il rampino non si aggancia. Non posso attivare l'interruttore da qui. Ora di smontare. Bella planata! Una cassa! Ritornerò utile. smesso di nevicare. Mi tornerà utile. Sporgenze sul muro. Non credo di poterle raggiungere da qui. Ecco fatto. Vittoria. Ecco l'ornamento. A Stanmore interesserà molto. Glielo darò la prossima volta che lo vedo. Forse dovrei dare un'altra occhiata in giro prima di andare. Potrei essermi persa qualcosa. Materiale per trappole. Garocca preparava una battuta di caccia. Anche senza Regalla ci sono ancora degli avamposti di ribelli superstiti. Devo eliminare chiunque sia. Devo fare attenzione alle sentinelle. Allora va a guardare. Pagherai per quello che hai fatto! Quante parti di macchina? Immagino che servano ai ribelli. La neve mi sta accecando. Le smantellano per i componenti. La caccia aperta! Cercate me! Colpitela! Vendichiamo Regalla! Un'intrusa! Quello è il capo dell'avamposto, o non avrebbe l'attrezzatura migliore. Chi è stato? Potrebbe avere quelle piastrine che continuo a trovare. Una chiave. Vediamo se c'è qualcosa di chiuso qui vicino. Un forziere chiuso. Per fortuna ho una chiave. Passando di qua non mi vedranno. l'affare può sollevare una macchina intera. Ecco cosa usano per tenerle ferme. Quelle nubi erano cariche di neve. Salvato Ikota, potrei farlo anch'io. Ma come mai aveva bisogno di essere salvato? La prossima volta che sono in giro andrò al bosco. Hai coraggio a farti vedere qui. Cammina con onore. Lancia e arco. Chissà quante storie dai terreni di caccia avrai preso a cuore gli affari dei Tenakth. Buongiorno, straniero. E Carro aveva ragione. Almeno ora il clan potrà combattere. Fosse stato per te forte, staremmo ancora a girarci pollici. Stavo pensando. Vorrei fare richiesta per entrare nel campionessa. È così che sono Ikota. Aloy, vero? Colei che ha volato sulle ali dei Dieci. Al mio villaggio serve il tuo aiuto. La mia gente ha sempre recuperato parti utili dai cumuli di macchine nella foresta a ovest, ma ora è infestata da altre macchine, di sicuro degli squarciavento, e anche qualcosa di peggio, pare. In passato avrei chiesto al maresciallo Ceccata di aiutarmi ad abbatterle, ma è morto a luce arida. Ora sono solo e senza soldati esperti. Cosa ne dici? Cacciamo? Sì, perché no? Strano. Ceccata diceva la stessa cosa allo stesso modo. Un buon auspicio, credo. Vediamoci ai confini della foresta a ovest. Cacceremo. Sarà bello insieme. Beh, di certo a dimostrazione le nostre lame quagliare all'unisono. Ho saputo che tuo fratello ha ottenuto un marchio dal maestro della forza. Onore e forza. Il focus continua a captare un segnale. Ecco Ikota. Si va a caccia di macchine. Aloy. Qui. Felice di vederti. Siamo vicini a dove la mia gente cercava materiali. E alle macchine ostili. Seguimi pure. Fa strada. Questa foresta fin da piccolo. Durante la guerra tra i clan, io e Ceccata l'abbiamo protetta dai palustri. Una delle poche battaglie che Carro abbia perso. Ma Ceccata non era un maresciallo? Sì. Col tempo ha imparato a onorare il sogno di Carro e si è offerto volontario per il primo corrotto. Mi ha intristito vederlo lasciare il clan per servire il capo, ma tornava spesso ed era sempre un piacere ritrovarlo. Ecco le macchine. Se ha una cresta sulla testa. La tua abilità è leggendaria. Seguirò i tuoi ordini. Attenta però. Potrebbero esserci. D'accordo. Ce ne sono altre in arrivo! La caccia non è ancora finita! Ah! Prendi le munizioni! Oh, bel colpo! Ah! Io ho un occhio! Occhio! Bastino! Oggi dicevano i tempi. Caccia! Ottimo lavoro. Vieni qui un attimo. Combatti bene. Meglio di un maresciallo. E meglio di Ceccata. Voi due eravate più che amici? Sì. Ogni volta che partiva sentivo una fitta al cuore. E ora lui non c'è più. Era importante. Mi dispiace, Ikota. Tranquilla. Hai aiutato il villaggio e dato conforto a un vecchio soldato. Ecco a te. Lo meriti. Sei giovane e forte, farai strada. Ma prima o poi potresti tornare. Per cacciare ancora? Sì, perché no? alleati eravamo deboli. Ora siamo di nuovo. Potete continuare a perdere tempo oppure allenarvi seriamente. La tua lama sia luminosa. Che il tuo nome venga onorato nel bosco. La tua lama sia luminosa. Che i nemici ci andranno piano. C'è qualcosa che non sai fare. Non fatevi trovare scoperti! La tua lama sia luminosa. Affronta la vita con onore. Hai donato le macchine e il cielo. Incredibile. Avanti! Non fermatevi! Queste lame sono smussate, quelle no! Dobbiamo rivedere. Vediamo all'addestramento. Hanno detto da lei da camminare. La mia squadra stava pattugliando la zona ed è successa una cosa strana. I Tenakth ricorderanno le tue imprese. La prossima volta che sono in centro. I sogni di Regalla si ridurranno a vedere. Voglio la mamma. Shh, tornerà presto. Riposa. Prenditene cura. È malata. Tu sei Aloy, vero? Vieni con me. Sono Atekka, comando il clan delle paludi. La piccola Zella è stata avvelenata dalla strozza sangue. Da mesi inquina le nostre acque, privandoci di cibo e di acqua. Abbiamo convissuto al meglio possibile, ma di recente, senza spiegazione, è scomparsa da gran parte delle paludi. Eppure c'è un fiume che è ancora rosso, come una vena recisa di un cadavere. Qui l'acqua è ancora avvelenata. Sì, esatto. Ho mandato una squadra a cercare la fonte, guidata dalla madre di Zella. Non ha fatto ritorno. Penso di essere stata alla fonte, ma non ho visto quella squadra. E Carro mi ha detto che hai sfidato Regalla e lo hai salvato. Mi serve la tua forza. Insieme troveremo la mia squadra e l'origine del veleno. Sembri conoscere bene Carro. Prima che il mio capo era il mio comandante. A quei tempi eravamo soltanto dei giovani braccia nude. Lo ricordo come un guerriero senza scrupoli, pronto a distruggere ogni nemico del clan delle paludi. Ero con lui il giorno che ha preso il bosco. Stavo di guardia fuori mentre lui reclamava il trono. Era un conquistatore, ma è tornato con l'ambizione di porre fine alle continue faide che c'erano tra i clan. Grazie al messaggio di Faraday. Sì. La visione l'ha cambiato nel profondo dell'animo. Divenne il primo capo, signore dei Tenakth, e spinse tutti i clan a combattere le macchine invece che tra loro. Hanno il diritto di attraversare la foresta, proprio come noi. La strozza sangue. Chiamate così l'alga rossa? Sì. Un paio d'anni fa era soltanto una striatura rossa nel fiume. Col tempo è cresciuta, finché non ha avvelenato tutto quanto. Debilita chi beve l'acqua contaminata, uccide i pesci che mangiavamo. Ma di recente, inspiegabilmente, i fiumi sono guariti. Tutti eccetto uno. È per questo che la mia gente continua a stare male, indebolendo il clan. Perché allora non sei un maresciallo, se lo conosci così bene? Ambivo alla carica, in effetti, ma voleva qualcuno di fiducia per il suo clan d'origine. Dover controllare i clan del cielo e del deserto è già abbastanza arduo, ma l'ho guadagnato il titolo. Mi sono battuta come dettato dai riti. 5 giorni di sangue e ferite. All'ultimo tramonto ero rimasta io, il comandante. Sono trascorsi quasi 20 anni. La strozza sangue. Chiamate così l'alga rossa? Sì, col tempo è cresciuta. Finché non ha... Debilita chi beve l'acqua contaminata, uccide i pesci che mangiavamo. Ma di recente, inspiegabilmente, i fiumi sono guariti. È per... Ti aiuterò a cercare la squadra. Bene. Io sto partendo. Più resterà la strozza sangue, più la mia gente soffrirà. Seguiremo il fiume rosso. L'avrà fatto anche la squadra. Magari ha lasciato alcune tracce. Pronte? Sì, partiamo. Andiamo alla foce del fiume rosso. È un onore, campione. Di qua. Per mesi la strozza sangue ha colpito sia i guerrieri più forti, sia i bambini più piccoli del clan. Quando gli altri fiumi sono guariti, sembrava che l'incubo fosse finito. Ma era una vana speranza. Atekka, troveremo una soluzione. Dobbiamo... Ecco la foce del fiume. Risaliremo il corso fino a trovare l'origine del veleno e, si spera, la squadra dispersa. Ti seguo, allora. Una macchina, abbattuta di recente. Non deve essere stato facile contro quelle macchine. E c'è del sangue. Qualcuno combatte. La squadra sembra nei guai. Niente più proiettili. Soldati Tenakth. Ecco la squadra. Abbattiamo le macchine. Abbiamo rinforzi! Squadra, adunata! Comandante, campionessa del capo, siete arrivate giusto in tempo. Sei ferita gravemente. Aloy, bel lavoro. Atekka, non erano macchine normali. I ribelli le controllavano. Regalla, pur sconfitta la sua influenza permanea. Cos'è successo? Abbiamo seguito il corso del fiume fino a qui. E poi abbiamo visto quello. Volevamo salire per poter indagare, ma siamo stati attaccati dalle macchine quasi immediatamente. Stavano pattugliando la zona. Sono stata lassù. I ribelli hanno un campo e una grossa macchina. Dobbiamo farli sparire. Riposa. Quando starai meglio, torna a Neraspina. La piccola Zella ti aspetta. Qui ce ne occuperemo io e Aloy. Sì, comandante. Lassù non sarà affatto facile. Insieme ce la faremo. Sei con me? Iniziamo a salire. Al tuo segnale, Aloy. Impressionante come quando hai volato sul bosco. Per di qua. Torna qui, Aloy! Bene, ci sono molte macchine morte. Sembra un campo ribelle. Tante macchine massacrate. L'acqua di quelle cascate è pulita. Il flusso è bloccato dalla diga. Dobbiamo eliminare i ribelli prima di ogni altra cosa. Facciamo un massacro! Più per noi! Colpitela! Vendichiamo Regalla! Copertura! Una volta devi schivare! La pagherai! Ecco fatto. Vieni, vieni, Tenakth! Parategli nel fumo! L'avete vista? Erano qui! Prima che si scongeli. Quello era l'ultimo. I ribelli cosa combinavano qui? Scopriamolo. Guardiamo in giro. Mi sembra di aver visto qualcosa alla guida. Vado a controllare. Un'esca per macchine spiega la loro presenza. Ma perché qui? Il mio focus potrebbe aiutare. Ti aspetto qui. Rottami di macchine e pezzi di corruttore. Usati per gli override. I ribelli li stavano collaudando qui. Qui i ribelli facevano qualcosa di grosso. Non posso raggiungerti laggiù. Cercando in giro potremmo avere informazioni più precise. C'era dell'attrezzatura vicino alla cascata. C'era dell'attrezzatura sulle rupi vicino alla cascata. Presente. Un colpo di questa causa gravi danni. Ce n'è una anche al bosco, nell'arena, da usare contro le macchine. Aspetto qui. Un messaggio da uno dei figli di Prometeo. I ribelli se ne stavano andando, ma quando l'acqua è tornata normale sono rimasti a sorvegliare la diga. Non si sono fatti sfuggire l'occasione. Ho capito cosa è successo. I ribelli attiravano qui le macchine per ottenerne il controllo. Però erano troppe. Così ne hanno uccise alcune con la ballista, formando la diga. Quando si sono accorti che impediva all'acqua pulita di far defluire la strozza sangue, sono rimasti qui, per proteggerla. Quei vigliacchi! Avvelenarci per ridurci allo stremo! La diga, puoi distruggerla? Darò un'occhiata. Esaminerò la diga. Potrai scoprire un punto debole. Questi dardi sono potenti, ma devo riuscire a esporre la sacca. C'è la sacca esplosiva di una macchina. Controllerò la diga, in cerca di un punto debole. Non serve a niente. Potrei tirar via una parte della diga per esporre la sacca. Aloy. Lì è impossibile tirare. Potrei tirar via una parte della diga per esporre la sacca. Potrei tirar via una parte della diga per esporre la sacca. Ecco la sacca. Servirà un colpo potente per farla esplodere. Non posso farcela da sola. La ballista! Ehi, Atekka, puoi salire lassù? Spara un dardo mentre io tengo aperto. Un'arma ribelle contro una diga ribelle, certo. Si può tirare. Adesso, Atekka! Aspetta, sono quasi in posizione! Ci voleva proprio. Adesso, Atekka! Aspetta, sono quasi in posizione! Adesso smonto. Non basta controllare. Adesso, Atekka! Aspetta, sono quasi in posizione! C'è la sacca esplosiva di una macchina dentro la diga. Basterebbe colpirla per far saltare tutto. Devo solo capire come esporla. Non posso raggiungerti laggiù. Torna qui, Aloy! E qui ci salutiamo. Ti aspetto qui! Sono troppo distante. Adesso, Atekka! Aspetta, sono quasi in posizione! Si vede Neraspina. I ribelli potevano tenerla d'occhio da quassù. Ci hanno sempre spiati, quei furfanti. Adesso, Atekka! Aspetta, sono quasi in posizione! Meglio avvicinarsi di più. Adesso, Atekka! Aspetta, sono quasi in posizione! Adesso, Atekka! Aspetta, sono quasi in posizione! Cosa stiamo aspettando, Aloy? Facciamolo saltare! Sono in posizione, Aloy! Libera la sacca! Lì non si aggancia. Torna qui, Aloy! Esponi quella sacca! Sono pronta a colpire! Adesso, Atekka! Aspetta, sono quasi in posizione. Cosa stiamo aspettando, Aloy? Facciamolo saltare! Sono in posizione, Aloy. Libera la sacca. Esponi quella sacca, sono pronta a colpire. Cosa stiamo aspettando, Aloy? Facciamolo saltare! Ti aspetto qui. Adesso, Atekka! Aspetta, sono quasi in posizione. Aloy, libera la sacca. Affascinante. Non posso raggiungerti laggiù. Adesso, Atekka! Esponi quella sacca, sono pronta a colpire. Cosa stiamo aspettando, Aloy? Facciamolo saltare! Il rampino non ci arriva. Sono in posizione, Aloy! Libera la sacca! Non posso raggiungerti laggiù. Esponi quella sacca, sono pronta. Adesso, Atekka! Aspetta, sono quasi in posizione. Cosa stiamo aspettando, Aloy? Facciamolo saltare! Sono in posizione, Aloy. Libera la sacca. Torna qui, Aloy. Adesso, Atekka! Esponi quella sacca. Sono pronta a colpire. Cosa stiamo aspettando, Aloy? Facciamolo saltare. Le nuvole erano cariche di pioggia. Sono in In posizione, Aloy! Libera la sacca! Esponi quella sacca! Sono pronta a colpire! Ti aspetto qui! Cosa stiamo aspettando, Aloy? Facciamolo saltare! Aspetto qui! Non posso raggiungerti laggiù. Adesso, Atekka! Aspetta, sono quasi in posizione. Lo metto nella scorta per il momento. C'è la sacca esplosiva di una macchina dentro la diga. Basterebbe colpirla per far saltare tutto. Devo solo capire come esporla. Sono in posizione, Aloy! Libera la sacca! Spero che funzioni. Torna qui! Ci sono! Gran bel volo. Ah ah. È fatta. Atekka? È finita. Dopo tutto questo tempo, niente più acque avvelenate, finalmente. Grazie, Aloy. Devo far ritorno a Neraspina. Vieni lì se puoi. Meriti una degna ricompensa. Devo tornare a Neraspina. È un buon punto per planare giù. Utile questo aggeggio. L'acqua è già tornata pulita. Devo trovare Atekka. Sarà un'altra mettersi in mostra. È un onore. Qui puoi far riposare piedi e là. Cammini a casa. Se non ti fermi, Aloy, stavo raccontando le tue imprese alla diga. Nostre imprese. Eravamo insieme. È vero. Hai visto? Niente strozza sangue, Neraspina. Non finiremo più avvelenati. È come se per la prima volta dopo mesi sciacquassimo le ferite usando acqua pulita. E tu come ti senti, Zella? Pronta a cacciare. Sta calma. Piccola guerriera. Ti devo una ricompensa degna delle tue imprese. Non riesco a pensare a nulla di più appropriato. Grazie. In qualsiasi posto andrai, Aloy, tu possa sempre volare sulle ali dei Dieci. L'altro giorno ho chiesto come facevano. Con le loro ali. Dovresti vederla all'opera. Domani. Le macchine come fanno i ribelli. Hai salvato i capi. Sembra che Regalla come mai? Porta qui la campionessa del capo. I corpi dei caduti verranno onorati con il nostro capo ti deve la vita. Acrobazia senza senso. Avresti dovuto vedere. Questa ribellione può finire solo con delle lame trainate. Una giornata, campionessa. Che i Dieci ti guidino. Vieni ad allenarti? Ho preparato una novità molto interessante. Adesso vado. Non hai ancora completato l'allenamento. Riprenderemo quando torni. Immagini come ci si deve sentire ad abbattere. Felice di rivederti. Ho preparato una novità nella fossa, se sei interessata. Buongiorno. un colpo che mette fine alla guerra. Vuoi infliggere danni a un bersaglio singolo? Spezza la sua guardia. Poi finiscilo con la distruttrice. Non è Aloy, colei che ha volato il cavallo dei Dieci. Abbiamo una vera guerriera. Ci alleniamo per questo, per migliorare. A ogni modo. Per ringraziare gli stranieri. Quindi, squadra pellicana, come procede? Le canaglie me l'hanno proprio fatta. La tua lama sia luminosa. E tu ci hai creduto? Il comando ha rifiutato la mia domanda. A quanto pare nessuno può sottoporsi alla prova nella valle dei cavalli. Vorrei aver combattuto per l'onore. Che bella armatura. La campionessa ha vinto alla regola e io me la sono fatta. Cammina con forza. Il nome dei Dieci. Ci alleniamo per questo, per migliorare. Ed è successa una cosa straniera. Va bene. Vado ai terreni di casa. Questa è Aloy, la campionessa dei Tenakth. Posso contare su una cosetta che si chiama. Dice di vederti. Vantati quanto vuoi. Risolviamo tutto sul tabellone. Serve aiuto qui! La tua lama sia luminosa. Ho sentito che hai un uomo. Cosa hai fatto? Sappiamo che il capo resta nel cuore. Una pace dura. Ci alleniamo per questo, per migliorare. Sia luminoso. Allora, se una carro guida la mia lama, il coraggio ti fa ora. Andiamo all'addestramento. Siete i 10, è proprio lei. A te. Fondamentale controllare lo spazio e non farsi circondare. La falce rotante non solo colpisce più nemici, libera anche lo spazio intorno a te. Cammina con orgoglio. Buongiorno. Con gli occhi ti guidi. Capelli color sangue, colei che ha volato sulle ali dei 10. L'altro giorno io ti allenavi nella forza. Prima carica la lancia e poi fulmina il nemico unendo attacchi normali e botte energetiche. Ossa tua. Mettiamo che il capo riesca nel cuore. Sarà per la prossima! Alla campionessa. Le azioni hanno salvato la parte della mia vita. Ho sentito che... Si sono riuniti. L'onore ti guidi. È difficile approcciare il nemico con un colpo lento e potente. Comincia con un taglio mezzaluna e combinalo con altri attacchi. Cosa farai quando finirai le frecce? Dissera con quell'arco! Non è una gara di mira! Combatti solo a distanza? Basta frecce, vieni e combatti! Basta frecce, vieni e combatti! Evitare i danni e anche infliggerli! Quando finirai le frecce, combatti solo a distanza. Questi momenti ci definiscono. I tuoi amici muoiono. Ottima schivata. Stavo di te. Ho sentito che hai un nuovo tatuaggio. Cosa hai fatto? Una volta. Non male. Onore e così Regalla è stata di nuovo rivoltosa per tremare dalla paura. Saresti stato una vera tua occasione, approfitta. Mi arrendo. Hai combattuto bene. Sai proprio come stendere l'avversario. Tieni, questo marchio è tuo. Grazie. E questo è il primo. Vai alle fosse d'addestramento, al bastione e al lanciardente. Vinci i marchi. Potrai sfidare l'indomabile. Non sarà facile, ma visto come combatti puoi farcela. Se invece vuoi allenarti ancora, la fossa è sempre aperta. Personalmente non rifiuterei una rivincita. Vado. Ci rivedremo a lame sguainate nella fossa. Non so tu, ma a me piacerebbe fare più turni notturni. Su questo hai ragione. Spero che oggi succeda qualcosa. Qualsiasi cosa. Attenzione a quello che desideri. Così dicono. Quasi 4. L'ultima volta che l'ho visto aveva già imparato a camminare. E me lo sono perso. Dateci dentro! Io ho saltato il compleanno di me. Vuoi allenarti? Ho preparato un nuovo addestramento. Come va, imbecille? Forza! Usa un attacco pesante o potente per spezzare la guardia del tuo avversario. Altrimenti puoi colpirlo alle spalle. Osserva bene la postura del tuo avversario. Anticipa nelle mosse. Spezza la difesa con l'attacco giusto. Colpisci la parte luminosa e vedi di fare in fretta. La mia faccia che non va. Cosa? Il prossimo giro lo Calma la tua vanta. Come va la gamba di tua madre? Oh, no, non preoccuparti. La tua lancia è un'arma prodigiosa. Accumula energia e sprigionala sui nemici. Con quegli scoppi d'energia farai fuori tutti i tuoi nemici. Stupiscimi! Coraggio, fatevi sotto! Signorina! La cautela e c'è il timore! Basta! Mi arrendo! Osserva come... Brava, amica mia. Davvero brava. Stai bene? Sì. Ecco, così imparo a voler competere con la salvatrice di Meridiana. Tieni, è per te. Un dono per la nuova campionessa. Grazie, Odurga. Vedi di non sparire. E torna quando hai voglia di una vera sfida. Bene, qui ho finito, credo. Buona fortuna. Ho saltato il compleanno di Marta per il secondo anno di fila. Ti chiedi mai se ne valga la pena? Mi occupo di armatura. Torna e ti mostrerò ancora la mia merce. Non farsi straziare dai suoi artigli? Sicuro come il fatto che... Ti riparerò ancora il martello. Credi sia vero? A ovest volano sulle macchine. Parli tu che credevi che ci fosse una città di luci fluttuanti nel deserto. Serve aiuto? Qualcuno dovrà porre dei limiti, però. Al primo che mi vola sopra la testa, me ne vado. Non mi farò trascinare via da un matto volante. Lanciagli il tuo martello fortunato. Potrei lanciarlo a te. Lo farebbe spaventare. Meglio di restarsene così alternati a fare scintille ma senza metallo. E io che pensavo che tua moglie ti avesse sbattuto fuori dalla conquista per farti fare qualcosa. Ti hanno insegnato le buone maniere. Ora che ci penso. Se c'è qualcuno che mi segue, faccio una mezz'oretta di pausa e torno. A dopo.